Carissimi amici, carissime amiche, salve a tutti, buona giornata a tutti quanti voi. Facciamo un breve aggiornamento e commento per il caso di Sharon Verzeni, perché continuano gli interrogatori, insomma, degli amici, parenti, colleghi di lavoro, datori di lavoro, si cerca di capire. Prima di venire a questo, però, volevo parlare del famoso testimone silenzioso o reticente, se così vogliamo dire, di quella persona di 76 anni che è stato pure formalmente inquisito per false dichiarazioni al pubblico ministero. Diciamo che io non lo so se è in buona fede o cattiva fede questa persona, perché potrebbe anche essere in buona fede perché ricordava, non ricordava. In un primo momento sembra che lui abbia detto che stava a letto e poi magari no, e poi messo di fronte alle evidenze dice sì, quello sono io, stavo al balcone, però dice di non aver visto, di non aver sentito niente e non aver visto niente. E non aver visto nemmeno questa bici che transita a forte velocità, una bici anche a pedalata assistita, ovviamente, che spinta a una certa velocità, assomiglia quasi a un motorino, voglio dire, quindi la velocità certamente c'era. E lui dice di non averla notata. Ora non lo so se lo dice perché davvero non l'abbia notata o perché ha paura che possa subire direttamente o indirettamente delle conseguenze. Ma il problema qual è? Che se davvero c'è questa bici che transita a grande velocità, è di tutta evidenza che o è l'assassino che se ne va a tutta velocità, oppure è uno che si è trovato a passare proprio in quel momento, che ha assistito al delitto e che impaurito è andato via. E gli inquirenti, anche io, sono per questa seconda ipotesi, perché vedete, chi ha ucciso Sharon poi ha cercato una via di fuga molto alternativa, proprio per non passare sotto le immagini delle telecamere, mentre invece questo qua che va in bici, che scappa così, non credo che sia lui anche per la tempistica, perché sembra che si sia trovato a passare proprio nel momento dell'accoltellamento. Ciò che cosa significa? Ciò è importantissimo perché spiegherebbe qualcosa della dinamica dei fatti. In che senso? Nel senso che la povera Sharon è morta, attinta da quattro coltellate, di cui tre, diciamo, profonde. Però chi l'ha uccisa, se avesse voluto essere sicuro di ucciderla al 100%, avrebbe dato un numero maggiore di coltellate, o magari coltellate, non so, alla gola, cioè queste parti più vulnerabili. Invece sono state date quattro colpi in rapida successione e poi evidentemente una fuga. Ora, la ragazza era rimasta ferita e ha avuto anche la forza di trascinarsi, di appoggiarsi a una ringhiera, di fare il numero del 112. Cosa voglio dire? Che poi l'emorragia interna le è stata fatale, ma magari con un po' di fortuna avrebbe anche potuto salvarsi. Quindi questa persona che l'ha accoltellata è come se teoricamente non avesse potuto portare a termine, come voleva e fino in fondo, l'azione omicidiale. Perché? Perché evidentemente, mentre ha avvicinato la vittima e la stava accoltellando, si è reso conto che arrivava questo ciclista. E allora ha dovuto, come dire, limitare l'accoltellamento e scappare via. Poi il
Io mi immagino la scena che questo ciclista di vado vicino si rende conto di quanto era appena accaduto, magari vedendo una persona che scappava, una ragazza attesa, la paura ha avuto la meglio su di lui ed è scappato via con la bici. Questo credo che sia uno scenario abbastanza probabile che spiega appunto anche il fatto di queste quattro coltellate che hanno sì provocato la morte di Sharon, ma che avrebbero anche non potuto provocare la morte se la ragazza fosse stata un po' più fortunata. Quindi mi lascia un po' interdetta, come se fosse stata un'azione un po' precipitosa e non portata a fondo come avrebbe voluto. Quindi, detto ciò, l'altra notizia è che l'attenzione su Sergio Ruocco c'è ed è ancora molto forte, perché ieri è stato convocato in caserma, sono andati con lui nella casa sotto sequestro e i militari nel giro di pochi minuti hanno sequestrato qualcosa, hanno fatto un verbale e sono andati via. Ora, ai microfoni, Sergio Ruocco ha detto sì, hanno sequestrato alcune cose, non ha detto, non ha voluto precisare di cosa si trattasse, ma è stato qualcosa di specifico. Voi pensate che convocare Sergio per andare a casa sua, fare tutta questa vestizione con le tute bianche, e per entrare 10-15 minuti a prelevare alcune cose specifiche, perché non è che hanno fatto una perquisizione random così, sono andati dritti a sequestrare alcune cose, vuol dire che c'è una direzione di indagine. E se c'è una direzione di indagine che riguarda ovviamente la casa, è anche vero quindi che le indagini non vanno lontane da quella casa. Quindi, se c'è qualcosa da cercare o da prendere nella casa, vuol dire che nella casa c'è l'attenzione degli inquirenti, perché si possono fare tutte le ipotesi di questo mondo, perché ci può essere il pazzo, ci può essere chiunque che improvvisamente di notte possa fare una follia, anche se diciamo il folle, lo scalmanato, la persona che è fuori di testa, che abita in una certa zona, di solito diciamo è persona conosciuta, almeno nel paese si sa, si capisce, si dice ci sta questa persona così squilibrata. Là non è saltato fuori una cosa del genere, quindi sarebbe la prima volta. Quindi tutto depone per fare un'indagine a 360 gradi, ma che parta proprio dalla famiglia. Qualcosa, come vi ho detto ieri, che può esserci stato all'interno di questo rapporto. Si è tanto parlato di scientologi, ma secondo me più che altro è un'esperienza. Io conosco tante persone, non tante, conosco alcune persone che hanno avuto questa esperienza in scientologi. Se ne sono usciti anche perché lì lo step principale è quello economico. Questi corsi che si fanno per diventare CLEA, tutte queste cose qua, il ponte e compagnia bella, si basa sul presupposto di una frequentazione monetaria. Quindi è ovvio che se non hai dei mezzi economici notevoli, difficilmente vai avanti in questo percorso, chiamiamolo così. Quindi la sua era stata, diciamo, probabilmente un interessamento, ma anche risalente a un po' di tempo fa. Quindi sto fatto di spendere soldi non può essere un motivo per uccidere una persona, assolutamente no. Credo che invece qualcosa vada ricercata nel rapporto a due, per quanto riguarda ad esempio il matrimonio, per quanto riguarda il figlio da lei voluto e che non arrivava, che lei disse al suocero: domandate a Sergio perché non arriva il figlio. Quindi può essere che si sia toccato una sfera di ordine molto personale
abbia innescato qualche risentimento. Questo così, tanto come ipotesi, perché le cose che riguardano quella notte, che non vanno per il verso giusto, e sono tante, già l'uscita in sé, vedete, non è roba da poco, l'uscita in sé è più che anomala, perché oltre al fatto che lei è uscita oltre 2 ore dopo che questo fidanzato dice di essere andato a letto, ma avendo recuperato i filmati di quella famosa telecamera fuori la villetta, addirittura di 7 giorni prima, si è stabilito che nei 7 giorni precedenti non era mai uscita la sera, capite? Quindi, se nei 7 giorni precedenti non era mai uscita, e se in precedenza qualche volta era uscita con lui la sera, qualche volta la passeggerina col cane, ma stiamo parlando di orari serali. Non so, le 7, le 8, le 9, ma questa uscita dopo tanto tempo, almeno dopo 7-8 giorni, dopo mezzanotte, non era mai avvenuta, mai avvenuta, mai. Capite qual è la cosa? Quindi, che poi, se lei fosse stata una abitudinaria che usciva tutte le sere e faceva la stessa strada, allora si poteva pensare a uno stalker, un maniero, qualcuno che avendo la vista magari tutti i giorni si appostava a una parte lì, ma lì non si poteva appostare sapendo che sarebbe passata, perché lei non era un'abitudinaria di quei luoghi, di quei percorsi e di quell'ora soprattutto. Quindi il mistero è ancora molto molto forte. E ieri sono stati interrogati in caserma i proprietari del bar dove lavorava e i colleghi, perché si cerca appunto di chiarire anche questo aspetto, visto che il papà di Sergio con il fratello, entrambi hanno fatto l'ipotesi del posto di lavoro, che mi sa tanto questa di un'ipotesi alternativa per dire: guardate lì, guardate in quell'ambito lì, cercate lì. Non mi sembra molto convincente questa ipotesi, perché entrambi dicono forse era un posteggiatore respinto, forse era un posteggiatore respinto, ma come si fa a fare questa ipotesi? La fanno loro, il papà di Sergio e il fratello di Sergio, che non frequentavano quel bar. Al limite avrebbe avuto un senso se l'avesse fatto qualche collega, o qualcuno che frequenta il bar, che avesse detto: io ho notato un giorno, non so, un uomo che parlava con lei, oppure più di una volta ho visto che non so, è arrivato un regalo, è arrivato una persona che la cercava. No, nessuno. Sembra che non ci sia questo. Quindi, anche volendo ammettere che vi fosse una persona vagamente interessata che andava a prendere il caffè, tanto per dire, non è che nella fase iniziale di qualsiasi tipo di rapporto o conoscenza che dir si voglia, e nel momento in cui viene detto un no, si va ad uccidere. Ma poi ad uccidere come? Come faceva questa fantomatica persona killer o frequentatore del bar a sapere che all'una meno un quarto di notte, fra il 29 e il 30 luglio, lei sarebbe stata lì a piedi a camminare per quella strada? È praticamente impossibile. Quindi trovo davvero che queste piste alternative vadano sempre scemando sempre di più. Si dice: vediamo se c'è il DNA. Magari ci fosse, lo spero. Penso sia poco probabile. 4 coltellate date in rapida successione. È una fuga, direi, come vi ho detto prima, quasi precipitosa, perché se è vero di questo passaggio così veloce di una bici elettrica, può darsi che l'assassino non abbia potuto infierire così come avrebbe voluto sul corpo, perché vedete, sarebbe bastato che quelle coltellate magari
avessero avuto una traiettoria leggermente diversa, forse la ragazza si sarebbe potuta salvare, perché erano tre coltellate molto profonde, la guasta meno, quindi magari si sarebbe potuta salvare. Quindi un assassino non è che rimane, ecco, diciamo, fra virgolette, un lavoro a metà. Secondo me è stata una cosa precipitosa proprio perché stava arrivando qualcuno. Quindi questo non è da sottovalutare. Poi che non si abbia contezza di chi sia, cioè non c'è nessuna immagine, è da supporre che sia una persona che conoscesse dove andare, che poi sia fuggita a piedi. E poi si è fuggito con la bici, non si sa. Certamente quando ci si riferisce al compagno dicendo che però lui è fuori da ogni sospetto perché ha l'alibi che dormiva, vi ripeto, questa è una cosa stupida, mi dovete consentire, perché se c'è una rilevanza oggettiva, bene, ma altrimenti ognuno può dire che dorme. E non ha senso nemmeno il dire che la telecamera vicino casa non l'ha inquadrato. È ovvio, perché presupponendo una cattiva fede, non è che uno va a uscire poi dove c'è la telecamera. Quindi, in realtà, quando i carabinieri vanno lì in piena notte, non è che lo trovano dormendo, lo trovano in casa. E lui dice stavo dormendo. Quella è la verità. E l'alibi in pratica non c'è. Non c'è. Quindi, poi ho sentito altre ipotesi qui, all'estate in diretta, di ipotesi del sicario pagato, professionista che ha agito. Non credo, non credo. Assolutamente scartiamo queste ipotesi perché questo fatto del sicario professionista innanzitutto non avrebbe agito così. Seconda cosa, ma per quale motivo? Nell'ambiente criminale alto livello, questi sicari, chiamiamolo così, agiscono quando vi sono degli interessi enormi, forti interessi, soprattutto economici, ma di grande stile. Per queste diatribe, per queste cose piccole di una ragazza semplice, non è che si va ad assoldare un killer, ma voi pensate che è un gioco da ragazzi? Assolutamente, questa è un'ipotesi che riguardano i grandi delitti, che assolutamente non è questo il caso. Qua è il caso di una problematica che stenta a venire fuori e che secondo me deve trarre origine nell'ambiente familiare. Nulla porta fuori per il momento, non ci sono elementi che inducono a pensare a un pazzo, un drogato, a uno stalker, a un corteggiatore. Non c'è nulla che induce a vedere all'esterno. Quindi, se non c'è nulla che conduce a vedere all'esterno, per esclusione si deve scavare nella vita. E secondo me, nella vita di coppia, laddove il movente non può essere le spese, Scientology oppure la discussione per la 1.000 euro spesa, no. Secondo me è qualcosa di molto più personale che potrebbe essere legato alla vita di coppia, al matrimonio, al concepimento, al figlio, a qualcosa del genere che magari chissà cosa era successo in quei giorni o quella sera in particolare, che ha fatto scattare qualcosa di molto strano. Questa è una ipotesi, per carità, che credo però gli inquirenti stanno vagliando molto, ma molto, ma molto attentamente. Questo per il momento, quindi vi ringrazio dell'ascolto e quindi condividete il video con i vostri amici, con le vostre amiche e ci aggiorniamo appena ci saranno delle novità. Un abbraccio a tutti quanti voi.